date volume al microfono e partiamo. Andiamo. Sì, sì. Sei andato in cubita, cioè. Siamo in diretta? Bene. Buonasera a tutti, benvenuti alla libreria Italy Post per il lunedì e l'economia. Come sapete, questa è una libreria dedicata agli incontri con gli autori di vari libri: il lunedì l'economia, il martedì il food, il mercoledì l'innovazione, il giovedì la green economy, il venerdì la formazione e il sabato mattina la storia, tutte le sere per tutto il periodo, perlomeno fino a fine novembre. Trovate sul programma degli incontri e speriamo che sia un modo, diciamo, per favorire anche il dibattito come lo facciamo questa sera. Credo che l'assessore Donazan sia in arrivo, perché appunto stamattina ci ha confermato che sarà qua, però io partirei dal ringraziare il nostro autore, il professor Rosina, che io conosco da tempo perché pubblicai con lui per Marsilio un libro che si intitolava È difficile essere giovani. Non è un paese per giovani, esatto. Ancora quando eravamo relativamente giovani, quindi diciamo aveva intuito la traiettoria. Questa sera con lui discutiamo del rapporto Giovani 2022 dell'Istituto Giuseppe Toniolo, la condizione giovanile in Italia, che è un po' il rapporto più importante, credo, che ci sia su questi temi a livello nazionale. Abbiamo invitato a discutere con lui il professor Paolo Cubitta, memore di una, come dire, di una sua intuizione di ancora molti anni fa, intuizione, una lettura dei numeri che l'aveva portato già a spiegare come il Veneto era un paese che tendeva, diciamo, una regione che tendeva a perdere giovani addirittura verso altre regioni contermini, e appunto l'assessore regionale Elena Donazan, che dovrebbe essere qui a minuti, che di questi temi, come dire, soprattutto per quello che riguarda la formazione, eccetera, si occupa e che quindi, diciamo, è una sponda istituzionale assolutamente importante. Se poi lo diventerà di più nel prossimo futuro, come si dice, i destini della politica sono questioni, come dire, che non spetta a noi valutare e giudicare. Però, poiché noi abbiamo dei tempi sempre molto stretti, quindi un'ora, io partirei da Rosina per chiedergli un po' di illustrarci quali sono i principali risultati di questo rapporto Giovani, cosa trovate in questo volume edito dal Mulino, e appunto, e magari fare anche qualche considerazione su che cosa ci aspetta per il prossimo futuro. Non credo che ci traccerà un quadro molto roseo, a meno che, diciamo, non si decida finalmente di intervenire. Questo è un paese che interviene sempre per grandi emergenze, come adesso, sui temi dell'energia, però purtroppo le questioni demografiche non è che si manifestano improvvisamente e in maniera drammatica da un giorno all'altro. Se mi permetti, prendo spunto da due righe del Mattino di Padova di questa mattina, il quotidiano locale, che scrive: sempre il provveditore ha fatto notare che il calo demografico nelle scuole padovane, dove studiano 105.000 ragazzi, si è manifestato nelle scuole elementari
dove si sono persi 3.000 studenti negli ultimi tre anni, cioè il ritmo di 1.000 all'anno. A partire dall'anno scolastico 2023-2024 il calo si farà sentire anche nelle prime classi degli istituti superiori. Quindi non è una guerra, ma perdere 1.000 giovani all'anno nelle nostre scuole è un numero che dovrebbe far riflettere. A te. Sì, intanto grazie per questa bella occasione anche di ritorno nei luoghi d'origine, perché mi sono laureato qui a Padova, quindi in scienze statistiche, e quindi è sempre un piacere tornare e ragionare anche in generale per le dinamiche che riguardano il nostro paese, ma poi ha bisogno sempre di essere declinato anche rispetto alle caratteristiche del suo territorio variegato. Allora, il rapporto giovani ha ormai una storia decennale. È nato nell'intuizione del 2011, eravamo ancora nel pieno della grande recessione e non avevamo in Italia un osservatorio continuo e sistematico che andasse a studiare, a rappresentare, a seguire la realtà giovanile e i suoi cambiamenti, come invece c'è in molti altri paesi. E quindi c'era una domanda conoscitiva rispetto al mondo che cambiava e come questo cambiamento si produceva attraverso anche lo sguardo, i progetti, i desideri, le ambizioni, le condizioni delle nuove generazioni, per capire appunto le prospettive con cui arrivavano poi a rinnovare i meccanismi anche di produzione e di riproduzione del nostro paese, perché qualsiasi popolazione cambia attraverso il rinnovo generazionale. Se non arrivano nuove generazioni che portano il loro sguardo, le loro competenze, le loro conoscenze, la loro voglia di fare, non è che si può andare avanti solo con l'inerzia delle generazioni che diventano sempre più mature. Bisogna rigenerare continuamente il cambiamento e mettere le nuove generazioni nelle condizioni di capire quali sono le sfide del proprio tempo, e allora capire come i giovani interpretano il loro tempo, di quali strumenti si stanno dotando poi per poter agire all'interno di processi di cambiamento rispetto a come le interpretano, per poi produrre miglioramento nella loro vita, nelle comunità in cui vivono, nel contesto paese. Ed eravamo in una situazione particolare, l'impatto della grande recessione, e con un paese che stava all'interno di una grande contraddizione, perché il libro che hai citato, no, Non è un paese per giovani, è del 2009, e quindi già poneva la questione di un paese che non stava mettendo le nuove generazioni nelle condizioni di dare il meglio di sé e che quindi non stava facendo le scelte che consentivano ai giovani poi di realizzare i propri progetti di vita, di sentirsi parte attiva di un paese all'interno del quale poter esprimere il meglio di sé e dare risultati all'altezza anche delle loro aspettative. La contraddizione, se vuoi il paradosso, è che ci trovavamo in una situazione in cui c'erano sempre meno giovani come conseguenza della denatalità, perché adesso la denatalità si è accentuata ulteriormente, ma arriva da lontano. Quindi sempre meno giovani, ma anche c'erano nuovi indicatori sulla condizione lavorativa dei giovani italiani che facevano vedere che eravamo anche quelli che più difficilmente riuscivano a prepararli bene e inserirli bene nel mondo del lavoro. E questa cosa poi si inseriva con l'impatto anche della grande recessione che rendeva ancora la situazione più difficile da dover affrontare. Quindi sempre meno giovani, con percorsi formativi più deboli, difficoltà di entrare nel mondo del lavoro e l'impatto della grande recessione in un mondo, in una realtà che nelle società moderne avanzate, quelle in cui viviamo, è sempre più complessa. E quindi i giovani stessi hanno bisogno di potenziare la capacità di lettura della realtà che è complessa e che è in rapido cambiamento. Perché più diventa complessa la realtà, come nel mondo in cui viviamo, e più cambia rapidamente, se tu non hai sistemi di orientamento che ti aiutano a fare le tue scelte, a fare scelte positive, a fare scelte nel presente che migliorano il tuo futuro, rischi di perderti. E proprio nel 2010, quindi siamo sempre in quegli anni lì,
Eurostat decide di adottare un nuovo indicatore che prima non c'era e che è il tasso di NEET, i giovani che non studiano e non lavorano, adottandolo come indicatore principale per misurare quanto un paese, un territorio spreca la propria risorsa giovani, perché se non studiano e non lavorano vuol dire che né li stai formando bene per capire il mondo in cui vivono e né li stai mettendo nella condizione di dimostrare quanto valgono all'interno dei processi di miglioramento della loro vita, del contesto in cui vivono. Quando Eurostat ha iniziato quindi a misurare questo indicatore, a renderlo comparabile con gli altri paesi, qual era il paese che aveva il tasso di NEET più elevato, quindi che attraverso questo indicatore dimostrava di essere il paese che li sprecava di più i giovani? È l'Italia. Quindi capite questo paradosso? Meno giovani, cioè risorsa sempre più scarsa, ma anche più sprecata, cioè meno utilizzata. E poi l'altro elemento che si combina con le riflessioni, i giovani cosa fanno? O rimangono NEET in Italia o diventano expat, cioè vanno a cercare opportunità di lavoro in altri paesi, se non le trovano nel nostro contesto. Quindi questo poi su questi nodi, su questi paradossi del nostro paese, non abbiamo mai prodotto politiche efficaci da allora fino ad oggi. E questo anno per anno il rapporto giovani l'ha documentato, perché è andato poi ad analizzare i percorsi formativi, l'atteggiamento dei giovani rispetto alla scuola, come vedevano la scuola, come interpretavano la transizione scuola-lavoro, le loro ambizioni lavorative, i loro progetti di vita, la loro partecipazione sociale dal punto di vista della generazione Z, dei millennials, delle donne, degli uomini, del sud, del nord, eccetera. Quindi è diventato un osservatorio che sostanzialmente è partito dalle sfide che il paese vive attraverso le nuove generazioni, è andato a documentarne non solo gli aspetti oggettivi, cioè cosa stava accadendo ai giovani, ma anche come i giovani stessi percepivano la loro condizione, come quali erano le loro aspirazioni, i loro desideri, e che cosa si aspettavano anche poi dalla politica e come cercavano in qualche modo di organizzare anche le loro scelte. E quindi anche poi la politica è diventata, ogni anno noi rileviamo attraverso le indagini che facciamo anno per anno con Ipsos, quindi con Pagnoncelli, da un certo punto in poi non ci siamo più accontentati di analizzare la realtà dei giovani italiani con indagini rappresentative distribuite su tutto il territorio e fatte anche in vari momenti dell'anno, ma abbiamo inserito anche un'indagine ogni anno che compara i giovani italiani con i coetanei degli altri paesi. E quindi possiamo confrontare le aspettative, le condizioni dei giovani italiani con quelli spagnoli, francesi, tedeschi, del Regno Unito, eccetera, e quindi avere anche un po' dei punti di riferimento su come la realtà in generale cambia dei giovani e come poi i giovani italiani si distinguono e quali sono le loro specificità. Insomma, un patrimonio informativo. E questo paradosso è soprattutto italiano, nel senso che noi siamo il paese con la percentuale più bassa di giovani in Europa e siamo il paese con il più alto tasso di NEET in Europa. Quindi se l'Europa ha una questione demografica, con popolazione anziana che cresce, popolazione giovane che diminuisce, questo è ancora più vero in Italia. Se l'Europa ha una questione legata a difficoltà di valorizzare, di preparare bene e valorizzare bene il capitale umano dei giovani, questo vale in modo particolare in alcuni paesi, soprattutto quelli del sud Europa, e ancora di più in Italia. In particolare il fenomeno dei NEET è veramente molto diversificato all'interno del territorio. Cioè il rischio di essere NEET è il triplo in Italia per un giovane italiano rispetto a un coetaneo olandese. Questo dipende dal fatto che noi abbiamo... è una combinazione di aspetti culturali, istituzionali e di carenza di politiche. Ovvero, noi intendiamo i giovani soprattutto come figli da proteggere, infatti il principale ammortizzatore sociale, cioè l'aiuto principale che arriva ai giovani è dalla famiglia. Quindi se i giovani italiani si confrontano con i coetanei degli altri paesi europei, che cosa hanno di più?
l'aiuto dei propri genitori. C'è anche proprio un aspetto antropologico, no? di legami forti tra genitori e figli. Ma dall'altro lato, la dipendenza dei figli dai genitori è anche la conseguenza della carenza di politiche pubbliche di investimento. Cioè noi proteggiamo singolarmente molto di più i giovani come singoli figli, a carico quindi della ricchezza passata privata dei propri genitori. Cioè noi abbiamo i giovani che sono più degli altri paesi dipendenti dalla ricchezza passata dei propri genitori, e invece abbiamo meno giovani su cui investiamo collettivamente per metterli come generazione complessivamente al centro della crescita, di sviluppo, dell'innovazione del contesto in cui vivono. Quindi se noi andiamo a vedere la percentuale di giovani, di trentenni anche, che vivono con i propri genitori e dipendono economicamente dai genitori, abbiamo un record. E se andiamo a vedere, e anche i NEET appunto sono poi quelli che si trovano in questa condizione, perché se sei NEET devi per forza continuare a vivere con i genitori, mentre negli altri paesi, e però risparmiamo, investiamo di meno in formazione terziaria professionale, investiamo di meno in politiche attive del lavoro, investiamo di meno in ricerca e sviluppo e innovazione. Ma tutto questo che risparmiamo come investimento pubblico ce lo ritroviamo poi come costo sociale di rendere le nuove generazioni, anziché parte attiva dei processi che producono benessere e ricchezza nel territorio, o non ci sono, perché anche le famiglie poi in difficoltà fanno sempre meno figli perché mancano le politiche familiari, oppure quando fanno i figli, se li mantengono a lungo oppure li scelgono di andare altrove perché appunto non trovano opportunità nel contesto in cui vivono. Quindi noi dobbiamo proprio fare questo salto di qualità, cioè dobbiamo passare da considerare i giovani come figli singoli da proteggere a considerare le nuove generazioni come un valore collettivo su cui tutta la società ha convenienza di investire, e quindi investire sulla loro formazione tutta in maniera universale, investire sulle politiche attive del lavoro, cioè formarli bene, inserirli bene nel mondo del lavoro e poi valorizzarli al meglio come capitale umano all'interno delle aziende. E tutto questo percorso di transizione scuola-lavoro, che è più debole nel nostro paese rispetto agli altri, li rende più fragili. E li rende più fragili perché poi non si sentono valorizzati e quindi o scadono nella condizione di nido o se ne vanno all'estero. Noi però adesso, e qui arriviamo a questa edizione particolare, che invece si sofferma sul anche l'impatto che ha questo grande investimento che è Next Generation EU e delle proposte che ci sono sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e se vogliamo anche della discontinuità prodotta dalla pandemia, che può essere quell'opportunità per cambiare il destino del paese, cioè il percorso del paese. Perché quando abbiamo iniziato con la prima edizione del rapporto giovani nel 2012, lì il tema era quello dell'austerity. Cioè non c'era un'idea di dire rispondiamo alla crisi investendo ancora di più sulle persone, sui giovani, diamogli più opportunità di rendersi più robusti rispetto alle proprie scelte, alla propria formazione, e inseriamoli bene nel mondo del lavoro, cioè investiamo di più su di loro. Si è disinvestito per rispondere alla crisi, e questo ha peggiorato ulteriormente le cose. Ha fatto crollare le nascite, molto di più in Italia rispetto agli altri paesi, e ha mantenuto la condizione di molti giovani, la condizione di NEET, perché appunto si è disinvestito su tutto quello che invece poteva rafforzarli con politiche efficaci. Ora siamo in una situazione diversa, ma è l'ultima possibilità che abbiamo, perché abbiamo creato squilibri demografici tali e abbiamo costruito una montagna di NEET, i giovani che non studiano, non lavorano, ormai trentenni tali, che se o diamo risposte subito, immediate, con la spinta di queste risorse e con politiche che nel PNRR diventano efficaci, oppure non c'è nessuna possibilità più del paese di poter riagganciare un percorso solido di sviluppo. Quindi su questo la cosa interessante è che i giovani stessi percepiscono di vivere in questo momento storico particolare, cioè vorrebbero, cioè hanno l'aspettativa che il paese finalmente possa ripartire da loro, perché comunque questo investimento che si chiama Next Generation EU
è un investimento che è equivalente a quello che era il piano Marshall dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è quello che è stato alla base anche di un'Italia che è riuscita poi a ripartire grazie alla mobilità sociale, al dinamismo delle nuove generazioni, all'intraprendenza dei giovani, che non erano giovani che dipendevano a lungo dai genitori, giovani degli anni 40, 50, 60, erano giovani esuberanti, intraprendenti, ed erano anche tanti, e quindi davano anche una spinta, un incoraggiamento, ed era molto di più quello che potevano trovare fuori dalla famiglia d'origine, con le proprie intraprendenze, con la voglia di fare, che la protezione che potevano avere dai propri genitori, che invece partivano da condizioni di livelli più bassi. Quindi era un'Italia diversa, ma lì c'era comunque una voglia di iniziare un percorso diverso, una nuova fase che partisse dall'investimento sulle nuove generazioni, o comunque dal liberare l'energia, l'esuberanza, la voglia di fare a partire dal basso e soprattutto dei giovani. Ora dobbiamo fare un processo, cioè dobbiamo riuscire a cogliere una sfida che sia analoga. Le risorse ci sono, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza i progetti da realizzare, le misure da mettere in campo ci sono, si potranno aggiustare, cambiare, eccetera, ma ci sono, cioè vanno effettivamente a incidere su quello che consentirebbe di convergere con le eccellenze europee rispetto al miglioramento della condizione dei giovani, formazione, inserimento nel mondo del lavoro. Tutto quello che non abbiamo avuto finora possiamo in qualche modo realizzarlo, e c'è dai giovani, da parte dei giovani, una grossa aspettativa che il paese parta da loro. Ma se per una volta ancora produciamo una grande frustrazione dei giovani di utilizzare queste risorse non per loro, non per rafforzarli, non per metterli dai margini, portarli al centro di un paese che torna a crescere con loro, il rischio è di perdere definitivamente, cioè di perdere completamente questo paese di credibilità nei confronti dei giovani, e non solo, di riversargli un debito pubblico che sarà molto maggiore rispetto al passato, che era già enorme, oltre agli squilibri demografici che avranno, perché se non utilizzi queste risorse per rafforzare il paese producendo un nuovo benessere, nuova crescita economica, diventeranno debito pubblico che peserà sulle generazioni future. La interrompo qui, professor Rosina, perché a proposito di PNRR, Gubitta, che è sempre molto prolifico, diciamo, oggi ha lanciato un post sottolineando un elemento che nel PNRR manca, e che probabilmente, diciamo, insieme all'accrescimento del tasso di natalità, che è uno degli aspetti che pesa, è quello dell'immigrazione, rispetto al quale, scrive Gubitta, non c'è la minima attenzione. Allora, volevo chiedere, professor Gubitta, di entrare su questo tema e poi di ragionare anche sulla capacità di trattenerli i giovani che transitano qui, perché noi abbiamo un fenomeno poi di fuga anche specifica da questa regione verso altre, e di giovani che transitano qui ma transitano per poi andarsene via, anche diciamo attraverso l'Università di Padova, per esempio. Mi senti? Sentite, sì. A onor del vero, il tema dell'immigrazione, della mancanza nel PNRR di attenzione all'immigrazione, l'ho scoperto leggendo il libro. È il capitolo 4 che si apre proprio con, testualmente dice, un grande assente nel PNRR è l'immigrazione. Ecco, però prima di entrare nel merito, un paio di riflessioni. Leggendo questo libro e mettendo insieme tu, le persone che lavorano con te e gli studi che ho fatto io, che abbiamo fatto noi a Padova, penso che la parola chiave sia flussi. 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 Perché? Beh, uno, abbiamo in quantità e qualità il capitale umano che ci meritiamo come società e come imprese. Se Padova perde 1000 studenti, fanciulli e fanciulle dell'elementare ogni anno, nonostante l'arcella, che è come andare da certi punti di vista, inteso non come cittadina ma come paese, ci meritiamo di perdere.
queste 1000 persone all'anno. Uno. Due, flussi vuol dire anche, secondo me, pensionare l'idea della perdita del capitale umano e concentrare l'azione, la mira e le politiche sulla circolazione del capitale umano. Sulla circolazione del capitale umano, quindi che i nostri vadano ovunque, ma contemporaneamente che noi riusciamo ad attrarre gli altri. Da questo libro, secondo me, così si trae anche l'idea che un rischio concreto che noi corriamo è di diventare quello che l'Austria e la Svizzera sono le merci. Paese di transito. E quindi la sfida, e alcune cose che in questo libro si colgono in nuce, è come fare in modo che queste persone si fermino qui e che portino gli stili di vita, gli orientamenti, quello che vogliamo, che servono alle nostre comunità e alle nostre. Ciò detto, entro nel tema, no? Dell'immigrazione. L'immigrazione si lamenta l'enfasi nel PNRR. È vero, io dopo aver letto il quarto capitolo in particolare mi sono ripreso tutto il PNRR, ho preso l'allegato 2 ha presentato al Parlamento alla fine, diciamo, del suo governo, e in effetti vero è che ci sono circa 50 interventi centrati sulle missioni 4 e 5, che sono quelle che riguardano sostanzialmente il capitale umano e l'inclusione, 45-50 su 200, quindi non sono pochi, ma vero è che sull'immigrazione c'è veramente poco. Perché l'immigrazione potrebbe essere importante? Poi lo chiedo anche a te, all'assessore, se poi che vanno a lavorare ci vogliono 18 anni. Possiamo partire oggi per preparare le maestranze da oggi a più 18, poi con le politiche che voi auspicate eviteremo i danni educativi, eviteremo NIT, in modo che queste persone abbiano le competenze, ma nelle fabbriche, Filiberto, le maestranze servono oggi. E quindi non è a inchiodare le persone che transitano, e visto che hai citato a inchiodare nelle nostre imprese, nelle nostre istituzioni, le persone straniere che riusciamo ad attirare. Non raccontiamoci balle, le persone che attiriamo non sono propriamente, in termini di paese di provenienza, da paesi che legittimamente, come noi eravamo negli anni 50 e 60, riescono a uno sviluppo più benestante, se volete anche più libero, vengono da paesi che hanno culture, storie, anche religioni e stili di vita diversi. Allora inchiodarli nelle nostre comunità e nelle nostre imprese, Filiberto, vuol dire che chi amministra le nostre comunità e chi guida le nostre imprese, università ideale, non c'è alternativa, o noi o nessun altro, così ci diamo il mestiere per il futuro, no? Ma è portare le persone in questo territorio vuol dire essere disponibili non tanto a tollerare, che è una parola impropria, ma ad includere con politiche di gestione delle risorse umane o comunque organizzative, che è il mio pane quotidiano, capaci di fare questo. Vuoi organizzazione degli orari? Vuoi organizzazione delle ferie? Vuoi organizzazione, se vuoi, anche di come valuto le persone, come le retribuisco, come faccio il welfare? Un'ultima cosa mi permetto, e poi diciamo mi taccio. Un'altra cosa che ho imparato leggendo questo libro, Alessandro, è il South Working, cioè il lavoro a distanza fatto da persone
che provengono dai paesi del Sud Italia e che prima, alla ricerca di un lavoro ricco di contenuto, adeguato dal punto di vista retributivo, dovevano migrare al nord. Allora anche qui ci sono, poi ho riportato, mi sono segnato nell'ebook un po' di frasi interessanti, e le persone che oggi outworking, ovvero persone che abitano nelle regioni del Sud Italia e che per necessità hanno lavorato a distanza perché non si poteva fare altrimenti, uno, lo pretendono, ha ragione, c'è un ragazzo di Matera, c'è un passaggio di una persona di Matera che dice: io mi aspetto qualche mese di passarlo nella mia terra, ma se non stare in situazione, collaborando, confliggendo, dialogando anche in presenza, genererà sempre più flussi nord-sud, e quindi da parte delle imprese anche modelli di organizzazione del lavoro diversi, capaci di integrare o di includere, a seconda di come vogliamo vederlo, persone che stabilmente stanno un periodo a casa loro, non perché l'energia costa troppo, che è un po' grezza comunque. La gente resta a casa perché l'energia, quindi si trasferisce il costo sulle famiglie piuttosto che sull'impresa, ma che stabilmente appunto fanno questa spola, e questo vuol dire dare delle buone ragioni alle persone quando si chiede loro di venire per un certo periodo a lavorare in impresa. Qui vedo l'amico Luca Vignaga con l'Associazione Italiana dei Direttori del Personale, stiamo facendo come università così delle riflessioni che secondo me sono promettenti. Vent'anni fa, quando arrivò la prima ondata, che era, come dire, un'immigrazione di bassa qualità, no? Le imprese in questo territorio si sono apprezzate. Tanto è vero che Treviso risultava nelle classifiche una delle province più accoglienti d'Italia, no? La faccia della propaganda politica, diciamo, no? Indipendentemente da chi governava, Treviso era più accogliente. Gli imprenditori cosa facevano? Costruivano le case, davano gli appartamenti, li portavano e facevano questa opera di integrazione. In un paese nel quale la politica è tendenzialmente sempre stata e lo è sempre di più debole, non tocca forse agli imprenditori cominciare a porsi seriamente questi problemi? Raccontavo prima Rosina il caso di Cartigliano, un paesino dalle parti di Bassano del Grappa, dove le imprese del territorio si sono autoimposte una tassa sul fatturato, una percentuale del fatturato che viene messo in una cassa comune, non per fare il welfare della propria azienda, ma per fare il welfare di comunità. Cioè pagare gli scuolabus, eccetera, perché questi imprenditori dicevano: qui a Cartigliano, se non nascono altri figli, se non arriva altra gente, se scappano via, noi non avremo più personale per le nostre aziende. Ci sono altri casi, come il caso di Brazzale, che dà questi super bonus in caso di nascita di figli, però al momento sono casi isolati. Le imprese non dovrebbero, di fronte alla situazione in cui loro per prime si vanno a rimettere, prendere e definire e praticare politiche concrete di sostegno? Poi con Rosina parleremo della parte politica istituzionale. Sì, sì, ma ognuno il suo mestiere. A ognuno il suo mestiere. Alle istituzioni e alle persone che governano i territori il compito di rendere appeal, cool, glamour il territorio. Prima cosa, scaricare sulla comunità. Sì, okay. Comunque, allora te la rigiro in questi termini. Sì. In Emilia avevano bisogno di un'università dedicata
l'università da solo. L'imprenditore hanno messo sul piatto 5 milioni di euro, ha detto va bene, forse dai una mano e voi università li consolidate. Allora, di fronte a uno sforzo di imprese, è partita un'università automotiva che guarda caso il Veneto non è partita. Certo. Su questo hai perfettamente ragione. Il Muner a cui si riferisce è un ologramma, però. Il Muner non è un'università, è una finzione legale. Ed è un vantaggio perché valorizza quello che le università fanno. Non è una nuova istituzione, è una modalità dei territori attraverso una rappresentazione, il Muner, che ti dice: vuoi diventare un super. Io, imprese e istituzioni, avevo, devo essere sincero, che hanno accettato a fare certe cose e giusto. Per la seconda volta ti do ragione, Filiberto. È anche vero. Per dimensioni, per capacità progettuale e per risorse sono capaci sono legate, ma latte versato, poi ci sarà l'assessore Donazan che ci dirà cosa il Veneto potrà fare, e io penso che si potranno fare. Ci ho detto, le imprese possono fare lo scenario di riferimento, aiuta la situazione locale meno critica e più, se vuoi, accogliente, inclusiva o capace di soddisfare che le imprese hanno. Questo dobbiamo, cioè, io penso che sia una fiducia ben riposta, anche perché altrimenti probabilmente i grandi cambiamenti che anche il PNRR porta in questa regione diventeranno un qualcosa per l'Italia. Sì, ho notizie, voglio dire. Alcune Confindustrie sul tema dell'immigrazione nei prossimi mesi usciranno in maniera diretta e pesante. Rosina, dal punto di vista invece della politica e delle istituzioni, quattro cose che bisognerebbe fare, diciamo, per invertire la rotta che il rapporto delinea. Sì, allora dobbiamo partire da questa forte convinzione. Cioè che la risorsa scarsa che abbiamo e che quindi dobbiamo riuscire a valorizzare nel modo migliore, e che diventerà sempre più altrimenti un vincolo per le possibilità di crescita, di sviluppo di qualsiasi territorio del paese, sono i giovani ben formati e qualificati. Cioè un paese e un territorio che può contare su giovani ben formati e qualificati può crescere, può produrre benessere, sviluppo. Un territorio che ha sempre meno giovani e che li trasforma in costo sociale o che se ne vanno non ha proprio prospettive, tanto più appunto con tutti gli squilibri. Anche perché per un giovane, cioè, se non diamo delle risposte alla possibilità che un ragazzo pensi di trovare, di diventare protagonista, di fare un salto di qualità nei meccanismi, nei modelli di sviluppo del proprio territorio, non è che accetta di rimanere marginale in un mondo in cui è sempre più facile spostarsi. E quindi sarà facile per un giovane fra 5, 10, 15 anni, anche oggi, di dire vabbè, c'è un grosso debito pubblico nel nostro paese e non siamo riusciti a produrre un nuovo modello di sviluppo ed è rimasto un grande debito pubblico. Non siamo riusciti a dare risposta agli squilibri demografici e abbiamo quindi una spesa sociale che aumenta e sempre meno capacità di produrre ricchezza. Beh, io mi sottraggo a tutto questo, a questi enormi squilibri demografici più accentuati rispetto agli altri paesi, a un debito pubblico più alto rispetto agli altri paesi, a una capacità di valorizzazione mia personale più bassa rispetto agli altri paesi, semplicemente andandomene. E che cosa rimane?
un territorio che non ha più le energie e le intelligenze da cui ripartire per ridarsi vitalità. Ecco, questo è una questione che ormai è diventata urgentissima. Perché l'abbiamo finora sottovalutata? L'abbiamo finora sotto questi squilibri che abbiamo prodotto, demografici e generazionali, li abbiamo sottovalutati perché noi finora abbiamo avuto al centro della vita attiva del paese, cioè il centro del motore produttivo del paese e dei vari territori, le generazioni molto consistenti dal punto di vista demografico nate fino agli anni 50, 60 e 70. E quindi, nonostante le contraddizioni, i limiti e le difficoltà, avevi comunque un pilastro forte che ti presidiava e che diventava l'asse portante di tutta l'economia e anche insomma, delle condizioni sociali del paese, eccetera. Ora questo è completamente finito. Vi do un dato. Attualmente i trentenni italiani sono un terzo in meno rispetto ai cinquantenni. Un terzo in meno. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in prospettiva noi avremo una riduzione di un terzo della forza lavoro potenziale del nostro paese, perché i cinquantenni sempre si sposteranno tra 15-20 anni, già si sposteranno più in età anziana, e chi è adesso a trentenne, che sono un terzo in meno, si sposterà ad avere 35, 40, 45 anni, cioè andrà a portare al centro della vita attiva la propria debolezza demografica. E questa è una cosa completamente nuova che non abbiamo avuto finora. Cioè finora il centro della vita economica del paese era consistente, demograficamente consistente, e non lo sarà più nei prossimi anni e decenni. Quindi se noi combiniamo la riduzione demografica dei giovani, cioè l'essere di meno, anche con percorsi formativi e professionali deboli, cioè porteranno non solo la loro debolezza demografica, ma anche la debolezza dei propri percorsi professionali e formativi e professionali, non c'è più possibilità di crescere. Cioè, se già adesso facciamo fatica a crescere, prova a pensare a proiettare un terzo in meno di riduzione della forza potenziale lavoro del paese e dei territori. E nel frattempo avrai sprecato anche l'occasione delle risorse di Next Generation EU, EU tu giovane, come dici tu, che dovrebbe essere proprio il messaggio che dà. Cioè, noi dobbiamo investire i giovani, le nuove generazioni, perché i giovani poi diventano adulti, entrano al centro della vita attiva, portano le competenze che possono avere, la loro esuberanza, la loro motivazione, la loro determinazione quando sono ben preparati. E quindi noi dobbiamo riversare sui giovani un po' questa missione, cioè di far ripartire il paese con loro. E quindi, ma farlo ripartire con loro vuol dire che dobbiamo compensare la riduzione quantitativa dei giovani con un potenziamento in parte quantitativo, cioè invertiamo la tendenza della natalità e attraiamo giovani dagli altri paesi, perché nel frattempo altrimenti non abbiamo la possibilità di cogliere l'opportunità di un paese che torna a crescere se non alimentiamo i processi di alimentazione delle imprese, delle aziende col capitale umano, con le maestranze di cui hanno bisogno. Quindi dobbiamo in qualche modo questa riduzione quantitativa in parte compensarla, natalità e immigrazione, con politiche familiari adeguate e con politiche di integrazione adeguate. Abbiamo un paese che ha fatto questa cosa? Sì, si chiama Germania. La Germania, prima della grande recessione, aveva squilibri demografici peggiori rispetto all'Italia. Aveva una natalità più bassa rispetto all'Italia, aveva un processo di invecchiamento della popolazione più accentuato rispetto all'Italia e si è posto il problema, ma collettivamente, non solo istituzioni. Istituzioni, aziende, componenti sociali, scuole, eccetera, ha fatto una grossa ricerca, ha detto no, qui dobbiamo dare delle risposte e quindi ha fatto politiche familiari che hanno consentito di invertire la tendenza della natalità. Da livelli più bassi rispetto a quelli italiani nel 2005-2006, 10 anni dopo si trovava con livelli superiori rispetto alla media europea della fecondità, della natalità. Cosa vuol dire? Vuol dire che si può fare. Cioè se tu fai le politiche giuste, la inverti la tendenza della natalità. E mentre la Germania faceva questo percorso a far risalire le nascite, cosa succedeva all'Italia? Che faceva il percorso opposto, cioè è andata ogni anno a battere il record negativo di sempre dell'anno precedente. Noi dal 2014, nel 2014 abbiamo toccato il punto più basso di nascite di sempre, dall'unità in poi. Nel 2015 abbiamo battuto il record negativo del 2014, nel 2016 abbiamo battuto il record negativo del 2015 e siamo andati anno dopo anno a scendere sempre più in basso, a scavare sempre più in basso anziché invertire la tendenza. Quindi questo è uno, dobbiamo invertire la tendenza della natalità, altrimenti gli squilibri saranno ancora peggiori in futuro. Dobbiamo attrarre manodopera. Cosa ha fatto la Germania? La Germania negli anni 10
a oltre a invertire la tendenza della natalità, ha anche attratto capitale umano, giovani da altri paesi, ma li ha attratti dall'Italia, dalla Spagna, ma li ha attratti anche dalla Turchia, li ha attratti anche dai rifugiati e gli ha offerto condizioni adeguate di integrazione perché potessero essere inseriti in maniera funzionale alle esigenze che sono diversificate sui vari livelli dei vari settori e della necessità di crescita, di sviluppo dei propri territori e del paese. La Germania ha assorbito 500.000 all'anno di immigrati negli anni 10 in media. Questo fa capire, e infatti adesso se noi andiamo a calcolare, e qua è l'indicatore che ti fa capire se tu stai andando verso squilibri insanabili o no. Contro quanti in Italia? In Italia siamo scesi sotto 200.000. All'anno? Sì, e in più ne abbiamo però molti giovani che vanno in Germania mentre non ne attraiamo da altri paesi, quindi siamo su livelli molto più bassi. Cos'è? Adesso mi sono perso. Ha aumentato la natalità e contemporaneamente ha aumentato la capacità. L'indicatore ci fa questo è che guardate, sarà l'indicatore che con sempre più attenzione e preoccupazione stanno guardando tutte le economie mature avanzate, è l'indice di dipendenza degli anziani. Che cos'ha l'indice di dipendenza degli anziani? Al numeratore gli over 65 che sono in crescita un po' ovunque. E al denominatore la popolazione in età attiva, cioè quella che produce ricchezza. Quindi al numeratore ciò che cresce, al denominatore ciò che produce ricchezza. Questo indicatore la Germania ce l'aveva peggiore dell'Italia, adesso ce l'ha migliore ed è in linea con la media europea. Perché? Non perché ha agito sul numeratore, perché gli anziani aumentano ovunque. Si vive più a lungo, è normale, cioè bisogna dare qualità alla vita in più. Ma ha agito sul denominatore, cioè ha rafforzato la popolazione in età attiva e l'ha rafforzata con, in prospettiva, da qui al 2050, grazie anche alla crescita della natalità, ma nell'immediato grazie all'attrazione di immigrazione. Questo se l'è posto come obiettivo sistemico del paese, come priorità del paese, non come qualcosa... Poi però ha detto non c'è solo l'aspetto quantitativo, non devo rafforzare solo dal punto di vista quantitativo la forza lavoro, devo anche rafforzare dal punto di vista qualitativo, cioè devo aumentare l'occupazione femminile e quindi politiche di conciliazione, perché se tu vuoi avere che la natalità non scenda troppo ma aumenti anche l'occupazione devi mettere assieme politiche di conciliazione, cioè servizi per l'infanzia, congedi, part time reversibile eccetera, qui anche le aziende perché c'è tutto il welfare aziendale. È investito fortemente in questa direzione. E adesso la Germania non solo ha livelli più alti di occupazione femminile, ma anche livelli più alti di natalità rispetto alla media europea. E noi abbiamo livelli più bassi di occupazione femminile e più bassi livelli di natalità rispetto alla media europea. E in più poi ha investito sull'occupazione giovanile. E ha investito quindi sui percorsi professionali. Quindi gli ITS, gli istituti tecnici superiori, tutto il filone che consente di formare quelle competenze che il territorio chiede in accordo con le aziende, con le aziende che sanno quali sono le competenze che oggi gli servono ma anche domani eccetera e che vuole che vengano, che siano possibili e reperibili, bene, la Germania ha fortemente investito su questo. Non è che la Germania ha più laureati dell'Italia, noi siamo uno dei paesi con meno laureati in Europa. Ma la Germania ha rafforzato la formazione terziaria aggiungendo ai laureati la formazione terziaria non accademica che è quella professionale e che offre grandi opportunità di lavoro per i giovani ma direttamente rispondendo alle esigenze delle competenze che servono sul territorio. Quindi riduci la disoccupazione giovanile, metti i giovani nelle condizioni di costruire i propri progetti di vita e fare una famiglia e avere figli, fai crescere il territorio, alimenti le aziende con le competenze che gli servono, è questo che bisogna fare. E con questa visione sistemica. Quindi noi dobbiamo ripartire da qui. Allora, la risposta è se c'è un punto da cui dobbiamo partire, secondo me, cioè in questo groviglio che abbiamo creato, se c'è un punto da cui cominciare a tirare il filo, perché poi si connette con tutto il resto, è il mismatch tra domanda e offerta del lavoro, tra competenze cercate dalle aziende e competenze e professionalità che i giovani offrono. Che è diventato drammatico, ma cosa devi fare per fare in modo che questo incontro fra domanda e offerta diventi più efficiente? Devi investire sulle politiche attive del lavoro, quindi centri per l'impiego che siano più efficienti fra incontro tra domanda e offerta, ma non basta, devi anche avere giovani ben formati, allora devi anche formare i giovani,
ma non basta, devi formarli bene anche rispetto alle competenze che serviranno adesso e domani, quindi risali alla formazione, all'incontro e matching fra domanda e offerta, ma non solo, perché i giovani, se tu non gli dai lavoro di qualità, non è che rimangono lì, lasciano il lavoro e se ne vanno, e quindi anche devi puntare non solo sul lavoro, devi proprio formare capitale umano e valorizzarlo adeguatamente, cioè non considerare i giovani come manodopera a basso costo, ma come diventare leva attraverso il loro capitale umano per alzare i livelli di competitività che le aziende hanno sul territorio. E per farlo poi ovviamente devi anche metterti assieme con le università, vedere quali competenze poi insieme all'investimento in ricerca e sviluppo e innovazione creano anche nuovi posti di lavoro, perché i giovani non è che vogliono, la loro ambizione non è quella di sostituire chi va in pensione, cioè di fare il lavoro di uno che l'ha fatto fino a quel momento lì e va in pensione, ma di poter contribuire ad allargare la torta e quindi portare le loro idee che diventano nuovi prodotti e nuovi servizi che allargano il mercato. E questo però puoi farlo se punti sulla loro formazione e poi crei quell'ecosistema che di nuovo ha bisogno di queste alleanze, istituzioni, aziende, università, che sul territorio hanno in mente che cosa vuole diventare quel territorio fra 5, 10 e 15 anni e parte da come formare le nuove generazioni perché quel destino positivo, quel futuro da costruire assieme con le nuove generazioni si possa realizzare. E se tu dai questo messaggio ai giovani, saranno i primi a crederci e a investire sul territorio, perché anche i giovani che vanno all'estero e che hanno successo all'estero, il loro cosa di cui si rammaricano maggiormente è produrre ricchezza, benessere e innovazione fuori dal proprio territorio d'origine. Cioè di non aver avuto la possibilità che il contributo che possono dare a creare ricchezze, benessere, brevetti, eccetera, non hanno potuto farlo nel territorio per cui sono partiti. Allora, io sono costretto a interrompere il professor Rosina perché non solo l'alta velocità deve ancora arrivare a Padova e arriverà chissà quando, ma anche l'ultimo treno per Milano parte alle 19:16, pre-Covid partiva alle 20, e quindi vorrei che, come dire, se voleste salutarlo, scambiare due parole prima di andare via, avesse il tempo per farlo. A Gubitta chiedo solo, come dire, un consiglio per gli acquisti adesso, e cioè di spiegare a chi è qui perché secondo te questo libro va preso, va letto e va anche studiato. In un minuto. Va preso, va letto, va studiato, mi sentite? Scusami. Va preso, va letto e va studiato perché ci dice cosa pensa e cosa vuole la generazione che ha la vita davanti a sé. Perché fare i conti senza l'oste tendenzialmente non funziona. Voi avete avuto il merito di andare a chiedere ai interessati e non a chi pensa di sapere, chi ha 20-30 anni in più di queste persone, cosa vogliono, ma ai diretti interessati. E quindi, Filiberto, lasciami 10 secondi perché io difendo... Prima ho detto le istituzioni devono creare. A noi servirebbe una legge Golfo Mosca per il capitale umano. La legge Golfo Mosca, che ha introdotto le quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate e partecipate, ha generato un cambiamento irreversibile, tanto che, dato là, le imprese hanno superato il 30%, arrivando al 40% di presenza femminile. Ecco che mi contano, lo diceva anche il premio Nobel North. E dopo, con tutte le risorse che posso mettere a disposizione. Io non ho mai niente contro nessuno, basta che si faccia qualcosa. Okay. Bene, allora grazie, vi lascio il professor Rosina se volete chiacchierare, di là c'è il solito aperitivo offerto da Storia e Loison, e in fondo per chi volesse seguire i consigli del professor Gubitta c'è il libro. Grazie di tutto, scusate non c'è stato il tempo per le domande, ma purtroppo Trenitalia non ci ama.